quando descriviamo il processo molitorio, che è veramente il cuore di tutto quello che abbiamo detto precedentemente. Vediamo questo cono capovolto che tecnicamente viene chiamata appunto tramoggia, dalla quale viene inserito il grano e così piano piano scende giù tra le due macine. Voglio premettere che appunto le macine in questione, che permettono tutto, sono due pietre francesi che vengono appunto, sono molto dure, più dure del granito, e sono chiamate la Ferté. Queste appunto permettono, grazie ad una forza motrice, il movimento della pietra superiore, e mentre quella inferiore rimane ferma si ottiene lo schiacciamento appunto del grano fino ad ottenere la farina. La farina, le varie chiaramente tipologie di farine che noi lavoriamo e otteniamo, fino a che macinato arriviamo poi a quello che è il buratto, è questo. Da qui otteniamo tutto quello che è il sacrificio del lavoro propedeutico, ma in effetti è solo un punto di partenza, perché da qui, ottenendo la farina, partiamo a poter realizzare tutto quello che vogliamo. Questo, ripeto, è il buratto. Vediamo che ci sono dei cernitori e quindi, se vogliamo rifarci anche con un termine dialettale a quello che è, proprio per rifarci alle nostre tradizioni, quello è il sostitutore del famoso criu. Infine qua esce già la farina. E infine vediamo la crusta, la parte esterna del tipo di grano. La crusca, della quale noi ci serviamo, o meglio ci siamo serviti in passato, perché la tradizione vuole anche questo, grazie con la crusca riusciamo a realizzare anche qualche cosmetico, ad esempio dei saponi vegetali. Vogliamo assolutamente portare sino ai confini della terra quelle che sono, ripeto sempre, le nostre tradizioni, ma soprattutto i benefici che tutto questo ci dà. La nostra farina è assolutamente la nostra salute. Un giovane, veramente così tanto giovane, grazie al sostegno della propria famiglia, ha tentato di rimanere nel suo paese, investendo energia, investendo soldi e mai scoraggiandosi. Questa è forse veramente il massimo obiettivo, la più grande soddisfazione. Diciamo che i clienti apprezzano molto i nostri prodotti e siamo soddisfatti per questo, che ci fanno dei complimenti perché assaggiando il prodotto si vede un prodotto di eccellenza. È un grande orgoglio possedere un questo antico mulino a pietra.